È stato presentato ai sindaci valdarnesi e al personale dell'ospedale di Figline il progetto di ristrutturazione del Serristori. L'elenco delle opere in programma e la tabella di marcia delle realizzazioni sono state esposte dai tecnici alla presenza della direttrice sanitaria del presidio di Figline Incisa, la dottoressa Francesca Ciraolo, insieme al dottor Alberto Appicciafuoco, vice direttore sanitario dell'azienda sanitaria di Firenze. Le cose più importanti sono la costruzione del DEA fuori dall'ospedale, che ci permette di collocare negli ambienti del DEA attuale la Casa della Salute, che è un progetto innovativo, perché la Casa della Salute dentro l'ospedale per ora è prevista solo qui a Figline, quindi è un'innovazione importante. Poi ci sono altre strutture, altri servizi nuovi, tipo il centro per i disordini alimentari, che non c'è in Toscana, per cui se verrà fatto qui sarà un punto di riferimento addirittura regionale, che impedirà le fughe in altre regioni. Per noi rappresenta un momento appunto molto costruttivo per l'ospedale, cioè l'impegno della direzione è proprio quello di portare avanti il progetto con tutto l'impegno nel rispetto dei tempi. Il sindaco di Figline Incisa, Giulia Mugnai, ha espresso sia soddisfazione per le opere annunciate, sia la determinazione a verificare l'effettivo sviluppo dei lavori messi in programma per l'ospedale Serristori. Oggi viene presentato dall'azienda sanitaria un progetto da 6 milioni e mezzo di euro attraverso il quale si ristrutturerà tutto il presidio, partendo da un primo stralcio che coinvolge il piano terreno e quindi un nuovo pronto soccorso, una nuova casa della salute. Per noi è fondamentale che i tempi siano celeri per la realizzazione, perché in questo modo davvero si darebbe il segnale che il Serristori non solo è salvo, ma addirittura viene potenziato e qualificato davvero per la prima volta in maniera così importante.